Uomini e donne gossip, Soleil ammette, con Marco Cartasegna e. In questi giorni sta facendo molto discutere la storia degli incontri tra Marco Cartasegna e Soleil Sorge, rispettivamente ex collega di Luca Onestini sul trono, e suo grande nemico, rivale, ed ex fidanzata sempre di Luca. I due ai tempi del trono sono usciti a lungo insieme, e la cosa infastidiva molto il tronista, che attualmente si trova nella casa del grande fratello VIP e dunque non può sapere nulla del fatto che suo fratello Gianmarco si sia scagliato contro Soleil. Soleil Sorge racconta tutta la verità su Marco Cartasegna. Ma Gianmarco Onestini non è stato l'unico a prendersela con Soleil Sorge perché anche l'ormai ex amica di lei, Federica Beninca, ex di Marco, si è sentita tradita dal fatto che a suo dire la Sorge non sia stata trasparente e non gli abbia detto subito di essere andata addirittura in auto col suo ex. Per rispondere a queste accuse, Soleil ieri ha rilasciato un'intervista in radio, a Roma. Ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più condotta dalla brava Giada Di Miceli, Soleil ha ammesso di aver incontrato Marco Cartasegna, ammettendo anche che lui le ha dato un passaggio in auto con altre tre persone. La corteggiatrice ha raccontato che dovevano partecipare a due eventi diversi ma vicini e che hanno trascorso insieme solo 5 minuti. Le accuse pesanti a Gianmarco Onestini e Federica Beninca. Per così poco, esplode Soleil, non è giusto dire che lei è una persona brutta e tacciarla di chissà quale tradimento della storia con Luca Onestini o dell'amicizia con Federica Beninca, conosciuta proprio ai tempi del trono di Uomini e Donne. Non potendo raccontare tutto a Luca, chiuso nella casa del GF VIP e ignaro di tutto, Soleil racconta che lei è stata la prima a raccontare tutto a Gianmarco Onestini e all'amica Federica. Lei continua la bella modella italo-americana sa bene quello che è successo dopo e a tutto questo accanimento non c'è una spiegazione logica, bensì l'interesse di Gianmarco e Federica di far parlare di sé, di ottenere visibilità a scapito suo. La Sorge ha anche accusato Onestini Junior di comprarsi follower pur di ottenere il ruolo di influencer sul web e rimorchiare di più. Ecco dunque la versione dei fatti di Soleil e Luca le crederà oppure no?